La messa della domenica è quella dei documenti del Concilio Vaticano II. No. Il Concilio si atteneva ancora al latino come lingua normale liturgica e non si parlava di una celebrazione orientata verso il popolo. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. D. L'architettura dell'altare, vecchia e nuova. Per indagare pienamente l'affermazione di Walter Kasper, il Concilio non si parlava di una celebrazione orientata verso il popolo, occorre cercare anche gli altri elementi obbligatoriamente coinvolti con questo cambiamento, come l'altare. Perché con l'altare precedente, il cambiamento dell'orientamento del celebrante sarebbe stato buffo, sacrilego o impossibile, per esempio al momento della consacrazione del pane e del vino. Questo è uno schema dell'altare precedente. Gli elementi fondamentali sono croce dell'altare, cupola, che però era facoltativa, ma in genere è presente, tabernacolo, che è coperto da un velo, chiamato canopeo, tanto per essere in tema di parole consacrate alla religione. Quindi l'altare. Poi abbiamo in basso il piano, quindi il primo gradino, il secondo gradino, la predella. Avanti c'è la balaustra, che è munita di cancelletto. Poi, da una parte, c'è anche la credenza, con sopra le ampolline di acqua e vino, il catinello per il lavabo, il manutergio e il sedile per il sacerdote. L'elemento più importante di tutti questi, tra l'altro importante 24 ore su 24, cioè importante sia durante la messa, sia fuori dalla messa, sia per l'architettura interna della chiesa, eccetera, è il tabernacolo. Lì, secondo la religione cattolica, è presente Dio in persona, l'inventore e il creatore dall'atomo all'universo. Pertanto, almeno da 15 secoli, era posto al centro dell'attenzione del fedele, sin dal momento in cui entrava in chiesa, se questa era di dimensioni o normali o piccole. E comunque era certamente al centro dell'attenzione durante la messa, perché nelle grandi chiese erano presenti anche degli altari laterali. Invece il significato di tutto questo altare risiede nella precedente interpretazione della liturgia, che era la messa come rinnovo del duplice sacrificio di Gesù. Infatti, l'altare, tutto questo altare, rappresenta sia l'ultima cena, sia il Golgota, che è il monte dove Gesù è stato crocifisso. Così si hanno i tre scalini a simboleggiare il Golgota. E poi il ripiano dell'altare, sul quale sono presenti le due forme del sacrificio di Gesù. Il tabernacolo, che è la transustanziazione dell'ultima cena, e sopra la croce.
Inoltre, l'area del ripiano dell'altare è molto ridotta. Sia per motivi pratici, perché il celebrante deve raggiungere il tabernacolo per prendere le ostie. Sia perché, secondo l'insegnamento paolino del cristianesimo, il sacrificio di Gesù ha superato tutti i sacrifici all'altare del Tempio di Gerusalemme. Perciò può solo essere rinnovato il sacrificio di Gesù. Per cui la ridotta area dell'altare cattolico è anche la rappresentazione materiale, plastica, di questo insegnamento. Altra precisazione opportuna è rispetto all'espressione del celebrante che con questo altare darebbe le spalle al popolo, come dicono i preti per spiegare la differenza tra le due messe. Che cosa significherebbe? Forse che anche i fedeli della prima fila starebbero proprio lì per dare le spalle ai fedeli della seconda fila e così via? Questa spiegazione delle spalle è una forma di banalizzazione per sminuire i significati della messa precedente. Anzi, per non farci proprio pensare a questi significati. Infatti, nella messa precedente, il celebrante era rivolto verso Gesù, ossia verso la terna, altare, tabernacolo, croce. Ossia, la sua posizione era coram Deo, cuore a Dio, verso Dio. Ora, poiché il sacerdote è il pastore, la guida del popolo, nello specifico colui che porta i fedeli a Gesù, di conseguenza i fedeli hanno il compito di seguire il sacerdote. Dunque sono nello stesso orientamento del sacerdote, del pastore. Ossia, anch'essi sono rivolti verso Gesù. Totale, nella messa precedente, tutti erano coram Deo, di fronte a Dio. Omnia omnes coram Deo, o qualcosa del genere. Infatti, dall'altra parte, nella messa di Paolo VI, da un punto di vista religioso, non è per niente corretto dire che il celebrante è rivolto verso il popolo. Perché, trattandosi di religione cattolica, la messa non è qualcosa tra il celebrante e il popolo, come nelle chiese protestanti. Nel cattolicesimo è Gesù l'autorità principale. La messa la fa Gesù. Perciò i preti, Paolo VI, per fornire una definizione semplicistica della nuova messa, dovrebbero dire che nella nuova messa è l'altare che è posto tra il celebrante e il popolo. L'altare che rappresenta Gesù perché è dove avviene la transustanziazione del pane e del vino in Gesù. L'altare nella messa di Paolo VI. Si ha A. Un altare isolato e molto più ampio del precedente,
almeno il doppio più profondo. Quindi si è tornati all'altare tipo quello del Tempio di Gerusalemme. Si è abbandonato l'insegnamento architettonico della crocifissione di Gesù come superamento di tutti i sacrifici all'altare. Poi B. Una croce astile, ossia sopra un'asta. Ma non sempre è presente in tutte le chiese. E C. Un ambone, ossia un leggio per le letture. In questo modo, mentre l'altare precedente era solo cattolico, questi elementi, uno o tutti e tre, sono anche gli stessi delle chiese protestanti. Rispetto all'altare precedente, si ricava che i cambiamenti fondamentali apportati da Paolo VI sono stati 1. La rimozione del tabernacolo dal centro dell'attenzione del fedele, riposto in una chiesa da una parte, in un'altra chiesa da un'altra, e 2. Un nuovo altare, minimalista. Queste due novità hanno portato alla nuova concezione della messa come qualcosa che si svolge tra il celebrante da una parte e il popolo dall'altra, esattamente come nelle chiese protestanti. Invece, nella messa precedente, Gesù era quello che faceva la messa attraverso il suo sacrificio. Il celebrante eseguiva gli atti del sacrificio di Gesù, mentre i fedeli facevano da testimoni del sacrificio di Gesù. Tutta un'altra cosa. Tutti gli altri cambiamenti rispetto all'altare precedente sono o conseguenziali, come l'orientamento del celebrante rispetto al popolo, l'eliminazione dei gradini, della balaustra. Tra l'altro, per adeguare l'interno della chiesa alla nuova messa di Paolo VI, talvolta anche i vecchi altari dovettero essere fisicamente distrutti, oltre alla balaustra. Oppure i cambiamenti sono di tipo secondario, come l'uso della lingua nazionale. Che il decentramento del tabernacolo e il nuovo altare siano i cambiamenti fondamentali della nuova messa di Paolo VI, lo dimostra pure il cambiamento dell'architettura delle nuove chiese. Talvolta con l'edificio esterno a forma di settore di cerchio, fetta di torta, e all'interno il solo altare posto al centro dell'attenzione, mentre il tabernacolo è messo da qualche parte. Chissà dove. In pratica un decadimento spirituale da ribrezzo. E indagatore, qua c'è il prossimo video.